solo, vado da solo. Cosa volevi dirgli? Niente, che aveva giocato male, però beh, se si mette un po' la testa a posto è forte, veramente forte come ragazzo. Secondo me voi giornalisti, cioè, gli state un po' troppo addosso, cioè, poverino, lasciato anche stare, come poi lui, secondo me ha sbagliato anche di farsi biondo adesso, cioè, subito dopo tutto quello che è successo, farsi biondo, cioè, boh, per me ha fatto una cazzata. La colpa non è solo sua, ma di tutta la squadra. Poi non so come la pensa lui. Secondo me è di tutta la squadra, lui non ha colpa. Era in campo, quando gli è arrivata la palla, ha tirato, ha fatto gol, però non è bastato solo quello. Bisogna avere più grinta, più voglia di fare, ma non soltanto farsi vedere dai giornalisti, ma mettere in campo quello che sanno fare. Perché io sono un tifoso juventino e quindi ne approfitto, tutto sommato. Vederli solo per il gusto di vederli, indipendentemente dalla figuraccia che abbiamo fatto. Migliore e peggiore? Il migliore secondo me è Buffon, il peggiore credo Balotelli, senza dubbio. Solo 5 tifosi ad aspettare la nazionale? E questo è un po' deprimente, in effetti è un peccato, perché comunque è un gioco e insomma è andata come è andata. Siamo sportivi più che altro, insomma via. Eccessivo tutto quello che ruota intorno, così come eccessive le critiche e quant'altro. Due parole sono uscita, due parole. Come è stato il mio? Comunque è stato bravo, grande.